Well, one of the things they told me was that he was at the house one night, and we were talking, and he started laughing. He said, "Aaron, what do you think women's liberation was about?" And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, "I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know?" And he started to laugh. He said, "You're an idiot." And I said, "Why am I an idiot?" He said, "Let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation." He says, "And you want to know why?" He says, "There were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up the family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them." And so those are the two primary reasons for Women's Lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure. Aaron, did you know that Gloria Steinem, in one of her own books, now admits the CIA funded Miss Magazine? No, I had no idea about that. No, I never heard that. Yeah, we're going to... CIA funded Miss Magazine? Funded Miss Magazine with the stated goal of taxing women and breaking up the family. Vuoi scommettere che se io quel coso che c'è lì te lo taglio la smetti di fare così l'imbecille? Lui mi ha guardato e mi ha detto: "Ma cosa stai dicendo?" Sto dicendo che se io avessi il coraggio di tirartelo fuori, di tagliartelo, sarei più sereno. Ed ecco, ma voi ci fate detto, caso che voi vi concentrate detto, sugli uomini voi, e non no. sull'uomo in generale? No, ma dai. Per voi la programmazione, la vita, programmazione sociale non esiste. Vita, sai cosa mi ha detto questo mio? Scusate, per voi i media e la TV non hanno nessun compito, vi danno intrattenimento senza oltre senso? Ma i media non li guardo. Ma scusate, ma voi siete identica ai telefilm, a tutta questa roba qua. Quindi. Quindi scusa. Non le conosci le persone che sono identiche ai telefilm. Lo sai, Bigliano te ne fate conoscere. Aspetta, ma lo sai che in Albania? Lo sai che in Albania se qualcuno violentava qualcuno veniva appeso? Io ne so appeso. Quindi lasciano fare. Marcel, quindi dovete capire chi è che alimenta questa merda. Ascoltami bene, Marcel, io conosco una famiglia albanese che vive sopra da me, una famiglia albanese che è venuta col barcone. Il ragazzo che ha sposato, guarda che è una roba fuori, guarda, sono robe, me l'ha raccontata lui, albanese. Vai, ti spiego. Lascia stare, no, non mi spieghi un cazzo vai, di niente. Dopo che io ti dico quel che mi ha detto quel ragazzo. Vai. Allora, il giorno delle nozze è arrivato il padre della ragazza con una scatolina, dentro la scatolina c'era un coltello, una pistola, non lo so, l'ha data a questo ragazzo che sarebbe diventato il marito di sua figlia, gli ha detto: "Se mia figlia non si comporta bene, se mia figlia ti tradisce, usa questa. Adesso, scusami, sai, questo, lo sai chi è, vero questo? Quello che ti piace tanto a te, è Luli, è Luli, è la famiglia di Luli, è. Guarda suo babbo com'è, la sua mamma viene fuori con dei pugni neri nella faccia. E nessuno dice niente, io direi ma qualcosa, ma cosa devo fare?" Allora, posso risponderti almeno? Sì, allora, praticamente in Albania, l'Albania ha vissuto senza diciamo, Dio. Fede, senza Dio, senza Dio. Niente. Per me è quella la logica. È una terra selvaggio, ho degli amici albanesi carissimi, Anch'io. Che però stanno via. Io li voglio molto bene. Quindi io quando dicevo che loro punivano meglio che qua, non dicevo che l'Albania è il top della civiltà. Sei rimasto al tempo di Skanderberg? Assolutamente no. Sei rimasto al tempo di Skanderberg, ce n'era uno solo di Skanderberg. Basta. Studiatelo. Ecco. Ma era un mercenario Skanderberg. Skanderberg ha tenuto fuori i turchi per tutto il tempo che ha vissuto lui. Dopodiché sono arrivati dentro. C'erano potenze molto più grandi che comandavano Skanderberg. No, vabbè. Hai chiuso questo tempo. Delle montagne dell'Albania, ho già capito. No? Io ti posso garantire che il mio modo di pensare... They talk about the patriarchal society. That the only way women are going to be truly free is if they divorce themselves from men. Da dove vieni, dall'Albania? Montagna?
no, paese no. più vicino. Da dove? Si chiama? Dillo. No, no, Durs. Come? Durazzo. Da Durazzo, c'è un mio carissimo amico, ex studente mio di Durazzo. Ecco. Capito? Capito. Io so. Però non ragiona come te. Non ragiona perché io no, non ragiona. Allora ragazzi, la verità niente. Prima o poi doveva arrivare anche a Modigliana, all'Ozzole, ed è arrivata. Eccolo. È arrivata finalmente. Ci ha messo un po', ma è arrivata. La verità, l'oggettività, la logica è Dio. Tutto il resto è merda, tutto il resto è morte. They, especially now with technology, women can have a baby without the direct intervention of a man. They have sperm banks where you just make the arrangements, you get it, and you can have a child. So they say, we don't need men. Of course, they still need the men to provide the sperm. Okay. Si può dire che l'ozzo attira... Satana è bravissimo a vendere la morte come vita, ragazzi. C'è una bella attenzione. Facciamo una statistica. Ci sono le cascate. Dovete fidarvi dell'uomo. 100 su 100 sono ben contate. Ma non di tutti gli uomini, di quelli intelligenti. Io penso che volevo venire su, stare zitta, muta, sì, fare silenzio. Ci tocca parlare con uno che esce dal tempo di Skanderberg. E poi neanche, perché la gente illuminata c'era anche allora. Con la cultura di oggi abbiamo raggiunto l'apice. Devi leggere un po' proprio di filosofia, devi leggere un po' di sociologia, devi leggere. Sono tutti comprati da Satana. Ma da Satana, quello con la coda e con le corna. Esattamente quello là. Ma se non ha le corna, è Satana o non è Satana? Even marriage now was being looked at as being a place of oppression of women. Because the idea that the man, you know, is the head of the family and all this. No. They looked at that as being oppression. So they have launched an attack on the family itself. Ma la ricetta qual è? Che le donne stiano in casa e stiano zitte. No, non dovete più fare figli, dovete divertirvi, vi dicono. La cultura vi dice dovete divertirvi. Sono d'accordo con quella cultura lì, voglio divertirmi. Wow, ok. Sono fatto un culo così tutta la vita, potrò divertirmi un pochino, o no? Neanche, no, perché bisogna, nella vita bisogna solo soffrire. Chi te l'ha detto questo? Chi te l'ha detto questo? Ma scusa, una persona, una donna che va a lavorare nel traffico come una deficiente che deve leccare il culo al capo oltre che... Attenzione! Attenzione! Visto, mi fa anche cadere. Ecco. Siamo donne che abbiamo lottato, che abbiamo fatto la nostra storia. Ma tu hai lottato con le idee di Pannella, no, che è uno venduto. Mannaggia! E dei quelli di sinistra di oggi. Io sono comunista, sono sempre stata comunista, comunista rimango e non mi vergogno di essere comunista, perché io credo, come tu dici, come uno dice, io sono cattolico. E mi tolgo tanto di cappello e dico la religione cattolica ha delle cose bellissime io da esprimere. Sono io sono comunista e il comunismo ha avuto delle straordinarie e ce le ha tuttora. Allora, se Dio ha fatto una pianta maschio e femmina che si devono riprodurre, e tu nella tua testa, tu capisci che quello non è un diritto, ma è un diritto a autodistruggere. Ascoltami, perché significa. Ascoltami, io ho un figlio omosessuale, cosa devo fare con mio figlio? Il problema. No, rispondimi! Arrivato a questo punto, rispondimi. Qua non puoi usare cose di violenza. Anto, li fai fare di violenza. Questa è una cosa che non si può risolvere. No, ti dico, siccome mio figlio è omosessuale, ha gli stessi diritti, gli stessi doveri, la stessa vita, lo stesso modo che hai tu, che ha lei, che ha tutto il mondo. Non chiamate, non fate discriminazione su mio figlio, perché io davvero sono disposta a cavarvi gli occhi. Ok? Perfettamente. Eccolo là. Ma che ce l'abbiamo a fare questi organi? Perché dunque agli uomini piace infilarlo nel culo e farselo succhiare, quindi va benissimo anche un maschio. No dai, guarda, scusa, stai sbagliando. Allora, stai sbagliando. Intanto tu sei una donna e non dovresti usare questo linguaggio. Io uso il linguaggio che mi pare, tu sei...
molto più violento e molto più settario di me, dicendo ste cazzate stratosferiche che portano tre donne al giorno a morire e il mondo in questo stato qua, per questi pensieri di merda. Attenzione. Di qualcuno che ha paura di sé e del proprio uccello, posso dirtelo? Guarda, ecco. Ti manca solo che mi dai un pugno a questo punto. No, te li do verbalmente, perché no, è così. Che sono così. Guarda, c'è un'ottima occasione, guarda dove sta. Guarda. Vivo da 40 anni con un uomo che è senza Dio, ma ti assicuro che è l'uomo più intelligente, più bravo, più chiedila a lei com'è mio marito, che è senza Dio, mio marito è proprio senza Dio. Io forse sono un pochino più, ma mio marito è proprio senza Dio. Chiedi com'è mio marito a lei e non ha Dio. Allora, cioè se stesso che è un uomo intelligente, che non crede alle cazzate che ti fanno bere a te. Allora, questo è il vostro modo di giudicare la cosa. Per me, per suo figlio, per lei, per non te. È oggettivo, è soggettivo. Se tu non hai idea. Anche il tuo. Tu hai un delirio tuo, è il film che vedi te. No, questo è scritto nella Bibbia, questo non è delirio mio. They're influencing the law. They're influencing the Kurds, and they have a massive influence on education. All you have to do is realize that this is how the university system thinks. That's where the school teachers are all trained, and you see how it filters all the way down through the educational system. Quando leggi Marx, non è che tu possa pensare di fare il comunismo che ha scritto Marx nel 1800 e qualcosa. No, devi contestualizzare. Ma senti, tu quindi sei d'accordo perché l'uomo si occupi lo Stato per l'uomo, diciamo, ci sia questo Stato invasivo che ci tenga conto, che dia da mangiare a questi piccoli bambini. Guarda, io invece voglio... Questo è il lavoro qua, una bella tisania, domani mattina non ci sei più. Io voglio un essere umano indipendente, che non venga gestito dallo Stato di merda. Io l'ho vissuto il comunismo, capito? Ho visto cos'è il comunismo. Tu hai visto che cos'è il comunismo in mano della gente ignorante. Comunismo è un'altra roba. No, tu hai visto la sopraffazione, esatto. Tu non hai visto il comunismo, tu hai visto la sopraffazione del comunismo. E hai visto, e io ho visto la sopraffazione della Chiesa. Ok, ma c'è stato un esempio dove il comunismo ha trionfato, dove tutti vissero felici e contenti? No, perché c'è stato un paese dove la Chiesa ha trionfato? Perché le ideologie o le abbattiamo tutte, e sarebbe una bellissima idea. They try to create laws, and we have to live by the laws that are obliterating all sense of moral and religious views. And their ideas are being taught through every possible medium. Whether it's educational system or entertainment. And as a result, we have a brainwashed society which is following their evil ideologies. Possiamo amare la religione cristiana, il Maometto e tutti quei tronzati che si raccontano, forse stiamo meglio, sono sicuro che siamo meglio. Eccolo là. Senza Dio. Senza Dio. Dio è questo, guarda, quello che sto vedendo io adesso è Dio. Sì, il tostapane è Dio. Il tostapane mi serve perché voglio mangiare il pane caldo. Ma lì c'è Dio secondo voi, quello è panteismo. No, ma no, non è panteismo, no, un'altra roba, no. Il tostapane è perché voglio mangiare un po' di pane caldo, perché nella mia vita posso aver voglia di un pane caldo. A lungo termine dovete pensare. Questo è solo un test. Purtroppo state fallendo. Allora mettiamo il caso che non ci sia Dio, no? Non ci conviene a tutti essere buoni e sacrificarci uno con l'altro. Io sono buona. Sacrifico tutto giorni. Capito? Ci converrebbe. Tutti i giorni. Io curo due figli, una mamma, Dio. Dei pazienti che vengono da me. Curo un sacco di gente, mi sacrifico tutti i giorni, per niente, per una pagnotta. Cosa devo fare? Cosa deve fare? Aspetta. Fa un culo grosso così? Aspetta, per un bambino mangiare dolci tutti i giorni e non roba sana. Ma sì, soggettivamente è perfetto. Soggettivamente è perfetto. È un posto pubblico. Posso parlare con te, però siccome sono una persona agitata abbasso la voce. Meno male. Ciao. Le famose 20. Voi godetevi il presente. Tutti in un colpo solo, come il presente. Godetevi il presente, che il futuro sarà bellissimo. You were born in hell. No. Mi da godere il presente.